Ecco, siamo qui a Pesa e questo è quello che dovrebbe essere un luogo centrale di ritrovo. E questo video è, diciamo, per descrivere la situazione di una Pisa a rischio colera. Facciamo ora un tour dentro. Vi faccio vedere che tutta l'area praticamente è annerita e c'è uno sporco che praticamente non si leverà mai. E qui c'è un costante odore, diciamo. Adesso, diciamo, quest'area è dopo che è stata tra virgolette pulita. Guardate qua che roba. Questo dovrebbe essere un luogo di turismo. Guardate queste macchie, sono sempre, non vengono mai levate via. Questa è Pisa a rischio colera, signori. Ecco, vedete che questa è la zona dove la gente viene sempre a mangiare. Guardate, qui c'è un kebabaro che la sera apre tutta la notte. Guardate che roba. Guardate qui che roba. Questo è sempre così. Ecco, questa zona c'è un tanfo continuo, qui dove la gente c'era movida la sera. Guardate questa dovrebbe essere città turistica. Sentite che roba qua. Guardate che mondizzume ammucchiato. E qui è sempre così, amici miei. Considerate che in queste zone la gente, i poveri ci vanno a pisciare la sera, si sente un odore continuo di urina. E qui è tutto annerito, sporco. Ecco, questa è sempre la zona del centro, la zona dove la gente passeggia, mangia. Guardate che roba, eh? Questo teoricamente adesso è l'ora di punta, tipo l'una, le due. Guardate, qui c'è un ristorante. Guardate qua. La gente mangia qua. Questa è la via principale dove la gente viene a prendere il caffè al bar. Guardate le colonne, i muri. E qui è normale che è così. Qui è la zona centrale dove
ci sono i bar, quelli più belli, diciamo. E guardate, guardate il pavimento. Questo è quando è pulito, secondo i parametri attuali. Thank you.